L'ACLA, Associazione Culturale Liberi Artisti di Caltanissetta, ha inaugurato ufficialmente la scuola di pittura San Michele, nei locali della scuola primaria San Michele. Ad impartire la benedizione il vicario del vescovo Don Pino La Placa. Il vicario è stato accolto dai bambini festanti che hanno anche preparato uno striscione per l'occasione. Oggi c'è stata la benedizione del locale della scuola di pittura e dell'associazione, associazione chiamata ACLA, cioè dire Associazione Culturale Liberi Artisti. Questi liberi artisti, che sono un gruppo di pittori già affermati, si sono riuniti e hanno formato questa associazione, inglobando la scuola di pittura. Grazie a loro e alla preside della scuola Cordova ci hanno dato questi locali. E così abbiamo formato questa scuola di pittura in questo locale. Questa iniziativa è aperta alla cittadinanza, è una scuola di pittura, è una cosa importante secondo me perché l'arte è tutta una cosa importante. Avevamo questi spazi inutilizzati e mi è sembrato opportuno concedere questi spazi all'associazione per farne un uso sempre scolastico. È una scuola, anche se accoglie i ragazzini dagli 8 anni fino all'età in cui possono frequentare. Cioè abbiamo persone anche di 60 e passa anni che vengono con gioia. Chiaro, è l'associazione che organizza tutto, però ci siamo trovati abbastanza in sintonia sull'attività, che è un'attività sempre educativa e artistica, come le finalità della scuola, l'educazione. È con piacere che stamattina abbiamo inaugurato questa scuola di pittura che si pone veramente nell'ambito della nostra città come una bella iniziativa per educare i nostri giovani, i nostri ragazzi, ma anche quelli meno giovani a sapere osservare la realtà con un gusto estetico che parte dal saper rilevare il bello nella creazione. E io dicevo stamattina che saper apprezzare il bello che c'è proprio nella creazione, nelle opere di Dio che ci circondano, significa proprio apprezzare la presenza di Dio nelle cose.